Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Facciamoci una run scialla. È un periodo che ho poca voglia di registrare e quindi ci facciamo le run scialle. Cerchiamoci una run interessante con The Lost. Le run scialle e prendo The Lost. Perfetto. La co coerenza innanzitutto. Ma The Lost è un personaggio che mi diverte, quindi se poi trovassimo anche una bomba mi divertirebbe ancora di più. Tanto a meno che non troviamo uno glyph, dubito fortemente che potremmo riuscire in qualsiasi cosa con Delirium. A meno che non ci abbiamo 74 di danno, chiaramente. 74 di danno, Brimstone e 2 di tier delay. Tipo, ciao. Bomba. Bomba e cuore. Vediamo se troviamo anche assenza di oggetti, che non sarebbe male come cosa. Tu smetti di spararmi, per favore. Tu pure che mi spari, tanto non mi prendi. Ok. Mi sta bene. Che ci dai? Una cosa totalmente inutile, perfetto. Se proprio devo uscire in una stanza dove andare, a parte che so che la stanza segreta è qua sopra. Ma... Oh, porca troia. Non è bello questo? Tutto ciò. Non sparare nel vuoto, testa missile. E su, tu potresti lasciarmi Bob's Rotten Head. Not bad, really not bad. E invece mi lasci una runa di merda. Non è proprio di merda. Che userò nel patto col diavolo se mai ci arrivo. Quindi la stanza di oggetti è qua. Perfetto. Dove siete? Un'altra qua. Oh, monete a profusione proprio. Quadshot. Va bene. Spariamo con delay terribile, o quantomeno ne spariamo 4. Non conviene aprire quello, bensì conviene andare dal boss e vedere chi è. È un boss che solitamente mi uccide, però ne voliamo, quindi grossi problemi. È uno dei peggiori boss del primo livello, veramente. È fastidioso. Allora, trinket casuale. Dammi un trinket buono. No, che quello ci abbassa la probabilità di trovare oggetti attivi e noi invece l'attivo lo vogliamo cambiare. Quindi no. Vabbè, facciamolo, va. Prima o poi a Smorrocca capiterà. Non me l'aspettavo che mi colpisse. Non me lo aspettavo veramente. Allora, tu che ci racconti di bello? Di bello poco, mi sa. Ok. Questo non è male. Lo faremo. E infatti Smorrock è giunta. Questo è un danno passivo che male 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 non fa, anche se è un danno veramente basso, però
possiamo sfruttarlo, almeno in questo livello. Se troviamo un'altra moneta, una sola. Cazzo, mi sono spaventato tantissimo con quella lacrima. Questa stanza non ci ha donato nulla. Quello esplode in mille lacrime di Okuto. Ok, vediamo se troviamo il 15, l'ultimo centesimo che ci manca. Assolutamente no. E assolutamente no, perfetto. Tosta. Però ci voglio provare. Sembra che si riesca a giochicchiare con loro. Ok, Brimstone è andato. Adesso sparirà un'altra volta e muore. Perfetto. L'HP non so quanto mi possa interessare. Allora, Eye of Belial non è male. L'oggetto di Gappi lo tocchiamo. E lo rirolliamo. Danno in più. Perfetto. Questo lo prendiamo. Giusto per... Non si sa mai, insomma. Dopodiché, un bel piano XL. No, no, l'aspetto mi piace. Lacrima ricerca non mi dispiacciono. Vediamo se troviamo il 15, il quindicesimo centesimo. Quindicesimo centesimo. Bombe non fanno male. Questo dovrebbero andare via abbastanza veloci. Avrei sperato nell'altro tipo di stanza. Ecco il quindicesimo centesimo. Questo non serve assolutamente a niente. Però non ho possibilità di reroll e quindi ciao. Qui un sacco di vermi. Ci vorrebbe continuum. Con continuum sarebbe divertentissimo sto sparo. Non ci ha dato assolutamente nulla. Puoi morire. Ok. Vorrei vedere lo shop. Plan C è inutile. E anche Box of Friend non è proprio il top di gamma perché ci darebbe solo un la torretta che spara da sola. Che oddio, non è che faccia schifo la torretta, però no. No, no, no. Adesso un famiglio ciccio, anche sì. Non so che fa. Non mi ricordo. Ah, già che ci sono due di... mi sono scordato. Vabbè, questo ci dona il Cube of Myths. O Ball of Bandages, che quello qual è. E poi devo andare a cercare l'altra distanza. Che potrebbe essere giù se avessimo parecchia fortuna. E non lo abbiamo. Ma potrebbe essere anche di qua. Mi serve un po' di speed, perché navigare nel livello equivale alla morte, a sta velocità. Ma non è male questo. Bravissimo, tu proprio perfetto. Chi c'è? Ok. Ma aspettavo di ucciderlo un po' prima, devo dire la verità. Ci ho messo un filo di più del... di quanto sperassi. Tu esploderai, questa mi interessa molto di più. Ok.
strength non è male. Sul singolo combattimento non è male. Ok, l'abbiamo trovato. Va bene perché ci dà un filo di danno, che è quel tanto che ci serve. E il livello non ha più nient'altro da offrirci. Ah, anche quelli triggerano, non lo sapevo. I cambi di statistiche chiaramente sono dovuti solo e semplicemente al bonus del tipo di fungo che ho in quella stanza. Quindi niente di eclatante. A volte è Magic Mushroom, a volte è qualcos'altro. The Dark One. Dai, carica, che è la cosa più innocua, tra virgolette. Riesci a prendere gli stessi colpi che ti colpiscono all'inizio anche nelle cariche dopo. Ok, interessante. Un HP totalmente inutile. E Krampus, perfetto. Krampus ci ucciderà, come al solito. E invece no. Vediamo se ci dà un dry baby. No, però abbiamo un Head of Krampus, che ci aiuta nelle stanze un po' complesse a navigarla meglio. Non è necessaria, meglio così. Non so come li ho schivati. Chiedetemelo, riguardate il replay, io non ho capito. Piacerebbe anche vedere lo shop se questo non fosse un grosso problema per il gioco. Questa era abbastanza semplice. Questa merita tutta la nostra attenzione. E no, non userò Krampus, anche se vi devo dire la verità che ci ho pensato. Perché la userò qua. Mi farò esplodere anche quei teschi, credo. Ah, oh, grazie, è totalmente inutile. Two of Clubs, va benissimo. Aspettate un attimo, che secondo me qua c'è. Va bene, diciamo che va bene. Questo è un problema. Ma loro non volano, quindi grossi casini non me ne possono procurare. Perfetto, giusto una stanza dalla carica di Head of Krampus. Concussive Barley, Iron Bar, Concussive Coso, è fighissimo. Dammi qualcosa di figo. Questo lo tocco perché è un libro e basta, giusto? Sì. Ok, piano di mamma con largo anticipo. Oltretutto abbiamo 7, no, 7 è poco, devo dire la verità. 7 di danno non è assolutamente sufficiente per fare nulla. Quelli le eviteremo attualmente.
Quella è una libreria? Simile. Ci ho dato comunque il cagabombe, che non è male. Il problema è che ogni tanto potrebbe cagare. Quindi, okay. Potrebbe cagare una bomba fatta male. Boh, qualcuno sarà morto, non so chi. Ok, ci porterebbe nel womb. Non so quale dei due fo sia fosse, anzi, il reward del sack of bomb. Sacrificial Dagger, benvenuto. No. Ancora no. Un attimo, lì c'è il boss e lì c'è. Ok. Quindi qua sotto. Mamma e cuore fatti in automatico. Ma sì. Tanto a uscire non ne usciamo. Quindi. Vivi o morti. Comunque la Polaroid, credo, non so sicurissimo, non so neanche se triggerà mai in realtà, forse no. Qui stanze di oggetti non ce ne sono. E shop tanto meno. Magician no. Questo può essere interessante, questo no. Per esempio. Quindi dove andiamo? Mappa non ci è dato sapere. Quindi qui no, lì no. Empty vessel che si attiva a caso. Dove stanno gli altri? Vediamo se è di qua. Potrebbe. È una classica stanza pre-boss, effettivamente. C'è qualcosa di più interessante. Hanged Man ce l'ho già incorporato.
Dai, che forse è la volta buona che ci ho azzeccato. Qua non ci posso far niente. Con questa configurazione fare delirium è una follia. Questo non ci serve e si scende. Piano di mamma. Vediamo che cosa ci racconti, caro utero. Ok, è verso il basso, quantomeno sappiamo quello. Basta prendere bombe, tanto è inutile. Quelle non so manco che so. Chiavi, credo possano bastare quelle che ho. O forse no. Ah, ci toccherebbe farlo. Il problema è che ci manca il terzo orbitale. Quindi dubito fortemente che riusciremo a fare delirium. Per carità, gli orbitali sono grossi. Ma non basta. Questa non mi ricordo che fa. Però non conviene solitamente. Ci proviamo. Al massimo si muore. Qual è il problema? Ah, già mi hanno colpito. Ai ai ai, come la vedo male. Colpito da un tipo di danno che non mi colpisce mai. Cioè, non mi ricordo a memoria che mi abbia mai colpito quel tipo d'attacco. Ma il problema è che siamo troppo, troppo, troppo grossi. Merda. Oh cazzo, no, ho visto. Questo tipo d'attacco è un problema. Non veniva effettivamente.
Ma questo qua non è un attacco che fai molto dopo, che mi ricordi. Tipo verso la fine. Qui va a culo. Esatto, va a culo. E vabbè ragazzi, ci abbiamo provato. Tanto le rank dell'host o sono veloci e facili, o quando si arriva a culo, cioè o arrivi al punto di battere Ashe o non ci arrivi mai. Ci eravamo quasi, diciamo che abbiamo preso danno un filo troppo presto, cioè in quella fase veramente non mi capita mai di prendere danno, non so come non mi sono accorto di quel colpo. E niente, ci si becca la prossima, sperando di trovare una run simile a questa, magari senza tre cuori, perché alla fine ho preso The Mind, che è pure un oggetto speciale, quindi potrei aver potuto trovare chissà che cos'altro. Minore di 3 e il biscotto per cani, cioè, e anche Crackjack. Quindi oggettivamente siamo stati sfigatissimi. E anche Cancer. Cioè siamo stati sfigatissimi con gli oggetti, eh. Cioè veramente abbiamo trovato gli oggetti ottimi e degli altri scarsissimi. Quindi una media, diciamo. Va bene, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.